Questo è una fotocopia del bando con cui si affitta la cascina. La cascina, possessione della valle, si chiama, perché era chiamata la valle questa cascina. Napoleone ha abolito gli ordini monastici religiosi. Gli ordini religiosi nel 1799. E quindi si va ad affittare. E quindi incomincia va, diciamo, tra virgolette, sul mercato i terreni e l'edificio stesso. Ai tempi era composto un piano solo ed era aperto. Il corpo centrale è questo qui è il catasto teresiano. Sì, questo è il catasto teresiano. Ora, il fatto che il catasto teresiano 1722 o 21, se ricordo bene, perfetto, lo riporti, sì, non significa che è stato costruito l'anno prima, ma potrebbe essere molto più antico. Molto più antico. Noi abbiamo fatto una ricerca all'interno dell'archivio storico di Milano di Via Senato, ci hanno aiutato un sacco perché era una cosa che interessava poi, e essendo di proprietà del monastero delle Madri Agostiniane di Sant'Agnese, qui è riprodotta su carta pecora l'effigie di Sant'Agnese, e c'erano dei documenti anche del 1476 di possessioni agricole e di cassinette all'interno. Quindi in teoria questo posto potrebbe avere 600 anni. E almeno la base, la pianta della cascina, sì. Questo l'abbiamo già visto, quindi possiamo iniziare e se no vola via. Invece, allora, questo l'abbiamo già visto. Questo è il catasto lombardo-veneto? Sì, questo è lombardo. Quindi siamo già nell'Ottocento? Sì, questo è già dell'Ottocento. Però la cascina ha più o meno la stessa forma, no? Sì, se si guarda il. Prego, se si guarda la. Qui questa è via Bovisasca, che era la strada intercomunale della Bovisa. Che era la... Come mai è fatta in azzurro? Perché non c'era un canale. In azzurro scorreva una roggia parallela alla. Che non c'è più, è coperta. Strada, è stata interrata. E il torrente Garbogera, che in Alta Brianza è ancora presente, e a Milano viene interrato, e più la roggia Marinella, che veniva dalla Villa Pizzone. Questa area di territorio fino al 1923 faceva parte del comune di Affori, si chiamava Bovisa di Affori, proprio la zona. E la valle era conosciuta proprio come toponimo sia dagli abitanti. È una specie di quartiere. Quartiere del. Sì, era proprio quello che classicamente a Milano poi viene chiamato isola, da cui il quartiere isola ha mantenuto la denominazione, cioè una unità autonoma abitativa in cui erano presenti. Le abitazioni, magari a volte c'era una piccola cappella religiosa, un forno e un'osteria. E praticamente era conosciuta come località agricola. E io ho fatto una ricerca attraverso l'archivio della parrocchia di Affori, il signor Ripamonti è stato molto gentile. In una mappa dell'archivio della Pieve di Bruzzano del 1560. È già possibile individuare il corpo originario della località La Valle, che poi è diventato un piccolo borgo agricolo facente parte dei corpi santi. Nella mappa del 1560? Sì. E purtroppo la riproduzione della mappa non è stata possibile perché era su carta pergamena, e il signor Ripamonti, siccome cura l'archivio della chiesa di Affori, è molto geloso dei documenti. Vabbè. E quindi stiamo cercando di averlo comunque almeno in copia di questo è una, direi, una prova. Sì, era che già nel 1560 questa cascina c'era già. Sì, perché praticamente questa è la mappa del Clariccio, in cui viene evidenziata già la valle all'interno, mi scuso per la bassa definizione. Clariccio, questo è... Il Clariccio è 1599, se non vado errato. La mappa del Clariccio è la prima mappa dei contorni di Milano oltre le mura spagnole. E noi, leggendo tutti i nomi dei toponimi che prevalentemente sono cascine, cioè allora erano cascine, è interessante perché si ritrovano molti toponimi e tutto. E quindi già nella mappa presente nell'archivio della Pieve di Bruzzano era possibile individuare il nucleo originario della località chiamata La Valle, che faceva parte poi dei corpi santi della Porta Comasina annessi al Comune di Milano nel 1923. E già nel 1500 Corpissanti era un comune fatto di un sacco di comuni attorno a Milano. Milano, sì, che poi sono stati inglobati nel comune più grande, Milano. La città metropolitana. Sì, che è una città metropolitana per antonomasia. E praticamente la zona erano presenti Affori,
Villa Pizzone e Dergano era una frazione di Affori e Bovisa era una cascina agricola che tutt'oggi non esiste più all'interno di Dergano e quindi dipendevano tutti da Affori. Affori aveva proprio il quartiere di Bovisa, prende il nome da una cascina. Sì, sì, la cascina Bovisa che praticamente era presente a 400 metri da qui andando verso il centro. Ah, ok. Stazione Nord Bovisa verso Affori. Antico cardo di origine romana. Sì, questo l'ho trovato sulla guida del Touring Club, è tutta sì. Roba presa da libri di storia o di turistici. E praticamente c'erano il cardo e il decumano che vedevano la città costruita secondo la pianta romana. E questa è presente su questa guida del Touring Club, dice che un cardo era una strada militare che andava verso appunto l'attuale strada dei Giovi, quindi Paderno, Varedo. E Giovi che noi la chiamiamo la Comasina. Sì, però la Comasina vecchia. Proprio. Allora, un momento. Sempre dritti, qua si passano le ferrovie. C'è una strada che si chiama Comasinella. Che praticamente quella passa, che arriva alla Snia di Varedo. E quella che passa davanti a Steflor a Paderno Dugnano. E devo andare. Che esce proprio alla rotonda di fronte alla stazione e alla Snia di Varedo. L'ex snia.